Abbiamo scoperto che il controllore e il controllato sono la stessa cosa. La compagnia di navigazione risponde alla giunta indicando quanto è la percentuale rispetto agli anni precedenti dei servizi non effettuati. Questo ci sembra assolutamente essere un controsenso, dovrebbe essere un altro ente, forse la stessa giunta o la regione, che controlli quanto effettivamente viene rispettato nei termini di contratto. Ulteriormente abbiamo scoperto, in questa risposta alla nostra interrogazione, che 700.000 euro promessi come risorse all'Isola d'Elba dalla scorsa legislatura risulterebbero essere assolutamente non più riscontrabili dall'attuale giunta. Dicono sia ai trasporti che alla sanità che questi 700.000 euro non ci sono. Evidentemente si tratta di una perenne campagna elettorale propagandistica che il PD porta avanti in questa regione, sfruttando, e questa è un'aggravante, anche le difficoltà delle zone disagiate. E questa manipolazione propagandistica è assolutamente inaccettabile.